Sarà la regione dell'Umbria il soggetto attuatore della fase esecutiva della ricostruzione dell'ospedale Santa Rita di Cassa danneggiato dal sisma del 2016. Il comune umbro invece si occuperà del polo scolastico Beato Simone Finati e le rispettive viabilità. È quanto confermato nella conferenza stampa di martedì, in cui sono stati presentati i progetti relativi alle due strutture e alle infrastrutture connesse. L'importo complessivo dei lavori supera 25 milioni di euro. Siamo a un punto di svolta per la ricostruzione di questi territori, perché finalmente, diciamo, mandiamo in pensione l'era della carta e comincia ad aprirsi l'era del mattone. Cominciamo a mettere un mattone sull'altro, è un'iperbole per far capire veramente che i lavori stanno partendo. E per Santa Rita il 22 ci sarà anche proprio la posa della prima pietra del nuovo ospedale, un bellissimo ospedale costruito su isolatori sismici, opere che dovranno rimanere, anche superare future avversità, futuri terremoti. Il polo scolastico è importantissimo, oggi abbiamo tanti ragazzini di tutte le scuole, e è una speranza per la Valnerina mantenere la popolazione, mantenere i ragazzi, mantenere i giovani, fare in modo che la Valnerina non si spopoli. Quindi il polo scolastico di Cascia è un'altra di quelle opere strategiche fondamentali per queste aree. L'ospedale rimette in funzione le 40 degenze per riabilitazione che erano già in funzione prima del sisma, con delle strutture assolutamente nuove, adeguate e in linea con le normative vigenti, come vi dicevo. Per la scuola si rifarà sia il polo scolastico delle primarie che delle secondarie, un polo integrato come oggi richiedono le migliori pratiche per quanto riguarda l'edilizia scolastica, moderno, con i laboratori dove i ragazzini potranno sviluppare le loro competenze al pari dei ragazzini che stanno sulle grandi città. Per quanto riguarda le viabilità, quali saranno le novità? Le viabilità verranno migliorate, adeguate, perché qui a Cascia c'era un problema per accedere sia all'ospedale, che si accedeva con una scalinata, oggi verrà realizzato un ascensore, quindi anche le persone con handicap motorio potranno raggiungere l'ospedale. Per quanto riguarda il polo scolastico, c'era sempre, oggi tutti i genitori accompagnano i propri bambini a scuola e c'era un ingolfamento intorno a questi poli. Oggi verrà realizzata una viabilità adeguata, circolare, che permetterà un rapido caricamento e scaricamento delle strutture. Molto importante per noi, perché mentre terminato il progetto di ristrutturazione, più che ristrutturazione, di ricostruzione del nuovo ospedale, perché il vecchio ospedale terremotato è stato abbattuto, diciamo, per poter costruire il nuovo, è anche un momento organizzativo importante, perché all'interno dell'ospedale, oltre ad avere le funzioni che ci sono oggi, cioè partendo dal punto di primo intervento fino alle strutture riabilitative, in risposta a quello che è il nuovo decreto dell'organizzazione dell'attività territoriale, quindi il decreto ministeriale 77 del 2022, attiveremo l'ospedale di comunità. L'ospedale di comunità all'interno quindi di Cascia, una visione diversa della presa in carico del paziente, soprattutto fragile e anziano, in cui un ruolo importante ce l'hanno, oltre che l'infermiere di comunità, anche il medico di medicina generale. Quindi dovremmo intessere rapporti stretti con la medicina generale per far crescere all'interno di questo territorio l'assistenza primaria. Grande soddisfazione, perché parliamo di demolizione e ricostruzione di due edifici strategici per la nostra comunità, la scuola e l'ospedale, perché il terremoto del 2016 ha creato grosse ferite alla nostra comunità. Stiamo andando molto molto bene sulla ricostruzione privata. Queste due edifici, che di fatto servono per proiettare Cascia nel futuro, perché i servizi sono essenziali, oggi diciamo andiamo a presentare quello l'esecutivo dell'ospedale, perché stanno iniziando i lavori e il 22 metteremo la prima pietra. Quello della scuola stiamo predisponendo la fase progettuale e speriamo che a breve parta anche quello lì. Entro
la fine e l'inizio del prossimo anno. Però è una giornata importante perché mi fa piacere presentarla alla popolazione, ma in modo particolare al futuro di Cascia, ai ragazzi. Tra l'ospedale, la scuola e la parte, diciamo, dei progetti intorno va dai 25 ai 30 milioni. Un impegno importante, sono finanziamenti derivati, diciamo, dal sisma, che andranno a caratterizzare, diciamo, anche l'aspetto urbanistico e logistico di queste due strutture.